Se il sole ci assiste, oggi parliamo di Savio. Ascolta, domenica abbiamo parlato di Matteo Broggi. Poi, no, le scorse domeniche abbiamo parlato di Matteo Broggi, di Ulieta XLF e di Gomez, che qui vedete l'interno di cui vi parlavo la scorsa volta. Quindi le due mani che si toccano anche all'interno, sono dipinte anche sul vetro interno. E oggi parliamo di Gianmarco Savioli, che in realtà ha fatto queste tre pareti, quindi questa che vedete qui un po' coperta, questa e l'ultima lì giù in fondo sempre leggermente coperta. Ah, mi direte, perché fare un'opera d'arte e poi coprirla? In realtà non è che facciamo un'opera d'arte e poi la copriamo. In realtà queste opere erano state create con l'idea di avere in realtà una gigantesca connessione col mondo in cui vivono, quindi erano fatte e state pensate, state create per essere tutt'uno con l'ambiente, quindi col cartone, con tutto il resto, con la lavorazione. Gianmarco ha fatto quest'occhio che è, oltretutto anche qui è stato utilizzato materiale carta, se vedete tutto quanto carta stropicciata, carta velina, poi dipinto, e quindi quest'occhio che vigila, quest'occhio che è sempre attento a tutto ciò che accade. Ecco, quindi Gianmarco Savioli, che in realtà era l'artista che dovevamo avere qui con noi, guardate quanto sole, dovevamo avere l'artista che dovevamo avere qui con noi, ma che ancora sta frequentando l'Accademia di Belle Arti, quindi effettivamente è molto imperniato, sta dando la tesi all'Accademia di Belle Arti, mi vedete, non mi vedo, mi vado a nascondere, all'Accademia di Belle Arti, sta ancora dando la tesi, quindi è molto molto impegnato, ma sarà con noi, quindi appena sarà con noi lo intervisteremo comunque e in ogni caso. Ha fatto quest'opera su tre muri, oltretutto non è un'opera piccola, quindi è un'opera abbastanza imponente. Ci ha messo tanto tempo, non era la prima volta che faceva questo muro, l'aveva già fatto, non per carbonio, ma precedentemente con dei poster. Se volete poi vi allego il link del video dove c'erano i poster precedenti, così vedete anche come in realtà queste opere sono state anche fatte per cambiare nel tempo. Sono state è stata utilizzata la carta, è stato utilizzato il cartone, proprio per essere, per renderle duttili, per rendere qualcosa che nel tempo assumeva anche, viveva in modo diverso. Quindi vi lascio con Gianmarco Savioli sullo sfondo, che saluto. Se lo cercate su Instagram è Saviols, e quindi in realtà quando ha fatto questo si chiamava Saviols, poi sapete come sono gli artisti, cambiano nome ogni 5 secondi, però è sempre lui, lo potete cercare e troverete tutte le sue opere. Quindi ecco, diciamo che l'interno l'abbiamo più o meno finito. Manca soltanto un artista di cui parleremo domenica prossima, quello lo conosco abbastanza bene, che è quello che sta lì, e niente, buona giornata e buona domenica a tutti quanti.